Che aria tira gli internazionali di tennis? Soprattutto ieri i match sono stati sospesi causa maltempo. Ci colleghiamo con il nostro Gabriele Manzo. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Ecco, diceva appunto Pierluigi poco fa, forse il protagonista di ieri è stato il maltempo? No, il problema è che anche per oggi è prevista un po' di pioggia, ed è un bel guaio perché è un mercoledì nel quale ci saranno partite di tutti i tipi, 26 singolari interessantissimi, c'è Nadal, c'è ancora Fognini, c'è la Halep, in serata ci saranno Berrettini e poi Zverev. La giornata di ieri è stata davvero particolare perché una volta che uno arrivava al Foro Italico diceva, beh, nonostante la pioggia però c'è un sacco di gente perché diciamo nei corridoi del villaggio davvero non si poteva camminare. Il problema era che sui campi non c'era nessuno, no? Ed è stata davvero una giornata strana perché da regolamento non si può ricominciare a giocare non prima di una mezz'ora da quando ha smesso di piovere, solo che lì smetteva e riprendeva dopo 10 minuti, quindi c'era questa transumanza di spettatori che pazientemente salivano o accedevano ai campi e poi dopo ridiscendevano e magari mangiavano qualcosa nell'attesa. Insomma, è stata veramente una mattinata un po' così. Poi nel pomeriggio il programma si è sviluppato con gli orletti della Sharapova e quant'altro, insomma purtroppo un po' di eliminazioni, Errani, Seppi, Baldi, anche Cecchinato, insomma un po' di italiani che sono dovuti andare via. Il nostro numero uno ci prova oggi contro l'austriaco Thiem, che è in grande forma, finalista a Madrid pochissimi giorni fa, sconfitto da Zverev, sì, il trionfatore di Roma dell'anno scorso. La tua sensazione dopo averlo visto, Gabriele? Beh, è un Fognini davvero bello, concentrato, oserei dire una parola che per lui è davvero insomma anche strana, è sereno, nessuna intemperanza, nulla di nulla, né in campo né dopo la partita, né prima, nemmeno insomma voglio dire nei contatti con la gente o con chiunque. Cioè davvero un Fognini che sta giocando bene, certo lui è alla ricerca del miglior se stesso, sta cercando di tornare ai livelli che ha toccato qualche anno fa, probabilmente la strada che ha intrapreso può essere buona. Bene, allora Gabriele, grazie per essere stato anche con noi, grazie, le informazioni dagli internazionali di tennis.